giustificare il mio intervento, che non approfondirà nessuno dei temi, anche se inizialmente ero stato tentato, e il professor Cavacchi lo sa, approfondire uno degli aspetti che mi ha sempre più affascinato di Spallanzani, cioè i suoi lavori sulla respirazione. Questo è il lavoro maggiore di Spallanzani, da più duratura. Pensato che invece possa essere più interessante per un pubblico più generico vedere un po' i fili conduttori dell'opera di Spallanzani, come emergono dall'edizione nazionale, e anche vorrei far emergere anche la sua particolare metodologia di lavoro, su cui di solito si sorvola, che invece è stata molto innovativa da tanti punti di vista. Vorrei dire subito che Spallanzani, nell'immaginario di molti che non sono specialisti, è sempre apparso come il tipico naturalista del Settecento, illuminista, curioso in maniera sorprendente di tutti i fenomeni, anche quelli più stravaganti, più strani della natura. Certamente Spallanzani fu anche questo. Ma se uno guarda, adesso che la lezione nazionale è disponibile, legge anche superficialmente l'opera scientifica, che è la parte della sua opera scientifica che è più duratura, quella più innovativa, eccetera, scopre in maniera esplicita che Spallanzani è un biologo. Cioè i suoi veri interessi sono lo studio della vita, come nasca la vita, da che cosa sia caratterizzata. Ovviamente è una domanda che da tempo immemorabile filosofi e naturalisti si pongono, ma Spallanzani affronta tutti questi aspetti in maniera sorprendentemente scientifica, rigorosa, non in discussioni filosofiche che poi nel Settecento c'erano, eccetera. E questo è il filo conduttore, anzi direi che se uno legge l'opera di Spallanzani e trova questo filo conduttore, questa esigenza di dare questa risposta: che cos'è la vita e che cosa la distingue dalla non vita. Non per niente Spallanzani inizia la sua opera biologica partendo proprio dal problema più dibattuto, se cioè la vita può nascere dalla non vita per generazione spontanea. Non entro nel merito di questi dibattiti, tra l'altro Sardini affronterà il problema di questi problemi di fisiologia dal punto di vista nel Settecento. Io mi limito a Spallanzani. E Spallanzani affronta con metodologia rigorosa questo problema della nascita della vita dalla materia inanimata. Bisogna tenere presente che in quel periodo era prevalente l'idea della possibilità di una generazione spontanea, almeno per i microrganismi. Il lavoro che aveva fatto l'abate inglese Joseph Needham era stato molto, molto apprezzato a livello, cioè sembrava aver chiuso il problema, cioè la possibilità di una generazione spontanea dei microrganismi. Spallanzani, affrontando questo problema, dimostra subito di essere uno scienziato. Fa degli esperimenti che dovrebbero essere raccontati agli studenti universitari per la pianificazione degli esperimenti, la chiarezza in cui pone il problema e l'esecuzione dell'esperimento. Bisogna evitare la contaminazione. L'errore di Needham è di non avere colto questo aspetto, i suoi esperimenti quindi non sono validi. Spallanzani, contro il parere di tutti, dimostra che la vita non può nascere per generazione spontanea, anche nel caso dei microrganismi. Cito questo, che è notissimo, questo lavoro di Spallanzani, per dire che Spallanzani attraverso questo lavoro diventa molto famoso in Europa, proprio per il contrasto con l'abate Needham, che era famoso in Cambridge, Needham. E credo, perlomeno questo, mi sono fatto questa opinione, che questo successo abbia anche reso ancora più esplicito dentro di lui l'interesse per lo studio della vita e dei viventi. Naturalmente un altro grande problema, vedete che sono molto superficiale, un altro grande problema che si collegava alla generazione spontanea è quello del come la vita passa da un organismo all'altro, qual è il contributo dei due diversi sessi nella quella generazione che avviene per via sessuata. C'era un dibattito molto forte,
non entro nel discorso del performismo, eccetera, però non ha questo significato. Certamente c'era il problema, dopo la scoperta degli spermatozoi da parte di Van Leeuwenhoek, di capire che significato strano avessero. C'era anche l'idea, che ricordo di aver visto parecchie volte, che gli spermatozoi fossero microorganismi e che questo dimostrasse l'ampia possibilità di vita dei viventi in tutti gli ambienti. Panzani fa una serie di esperimenti che è divertente anche leggere, alcuni sono a dir poco stravaganti, quello famosissimo delle rane con le mutandine, eccetera, eccetera. Comunque non è questo l'aspetto più interessante, è che anche in questo caso si pone il problema con chiarezza, bisogna sapere di capire che cosa, qual è il reciproco ruolo che ha lo spermatozoo e la parte liquida in cui lo spermatozoo è sospeso, e fa degli esperimenti molto belli. Li cito e dimostro che il filtrato non è più fecondante. Lo cito questo per dimostrare che è l'unica volta in cui Spadanzani, anche i grandi quindi dormicchiano, secondo la famosa espressione, è l'unica volta in cui non rimane attaccato all'esperimento. Spadanzani non trae la conclusione che era ovvia, era portata in mano, che se rimuoveva gli spermatozoi il liquido che filtrava non era più fecondante. Però anche in Spadanzani, come poi nel corso della storia, perfino in Einstein, insomma, certi pregiudizi impediscono di leggere i risultati. Spadanzani non conclude in maniera chiara quello che era invece evidentissimo, che erano gli spermatozoi fecondanti, perché questo dimostra appunto come noi ci portiamo dietro a volte dei pregiudizi. Però ricordo anche che un suo merito in questo campo è di aver fatto la celeberrima prima fecondazione artificiale. Pensare che fu fatta così tanti anni fa e che è arrivata all'uomo solo di recente, con tutti i dibattiti che ci sono sull'argomento. Ed è interessante, a me ha fatto sempre, direi quasi tenerezza, pensare che un prete, perché era un prete, ed era anche un prete che, da quanto si sa, manteneva la sua dignità ecclesiastica, non avesse nessunissima inibizione a fare gli esperimenti più stravaganti, mentre invece poi col tempo sono venuti fuori. Ora vorrei solo ricordare un altro aspetto. Spadanzani poi studiò delle grandissime, le altre, continuando in questo filo conduttore. Si vede che Spadanzani poi comincia a affrontare le grandi funzioni, dopo aver dimostrato che la vita non nasce spontaneamente, che viene trasmessa in maniera complessa, affronta il problema della circolazione e della digestione. Non entro nel merito di questo. Vorrei però sottolineare un fatto che metterebbe conto studiare un pochino di più da parte dei filosofi della scienza a questo punto. Spallanzani, quando affronta queste grandi funzioni, le affronta con un metodo nuovo, che è quello comparato. E cioè si rende conto, anzi lo dice in maniera esplicita, avevo anche preso nota, che se si vuole definire una funzione come caratterizzante la vita, non proprio di una specie o l'altra, bisogna che questa funzione sia rilevabile in tutte oppure nella maggior parte delle specie. La funzione può essere modulata, ma deve essere presente per potersi dire caratteristica della vita. Introduce questo metodo e poi come questo metodo è talmente innovativo che trova ostacoli. Dice infatti Spanzani nell'introduzione al suo lavoro sulla circolazione: pare che il naturalista, se è filosofo, non possa acquietarsi alla contemplazione di una sola macchina vivente, ma che passando d'una in altra ami esplorarne molte, notando con diligenza i fatti di ciascheduna, notate bene, analizzandoli, paragonandoli insieme, per indi ascendere dalla molteplicità dei fatti particolari ai soli risultati generali. Come si vede qui è chiara quella che poi i filosofi della scienza chiamano la generalizzazione empirica, il passaggio da una serie di osservazioni, è chiarissimo questo. Spadanzani applica, e io suggerirei che è una lettura molto notevole questa, applica in maniera coerentissima questa metodologia nel suo lavoro sulla digestione. E questa metodologia, solo questa metodologia, permette a Spadanzani di impostare bene il lavoro sulla digestione, perché riesce a capire che nella digestione ci sono due contributi, uno fisico,
ed uno chimico, e che dipende, però le due azioni sono complementari, ma che dipende dal tipo di cibo e dalla struttura dello stomaco il prevalere dell'uno e dell'altro. E quindi Spallanzani qui definisce veramente la fisiologia comparata della digestione in maniera chiara. Fa poi i primi grandi lavori sul succo gastrico, sia in vitro che in vivo, sono esperimenti un po' terrificanti, quelli in vitro li fa anche su se stessi, ma sono in vitro. Ho richiamato questo, ho voluto sottolineare questo perché il lavoro sulla digestione è chiarissimo su questa impostazione comparata, ma questa impostazione che ha permesso a Spallanzani di chiarire, di chiarire l'oggetto degli studi della digestione, trova un'aspra critica da parte dei naturalisti, degli scienziati, ma anche gente di incontestato valore, mica l'ultimo che passava. Per esempio, un grande anatomopatologo inglese, che è il fondatore dell'anatomia patologica in Inghilterra, fu il primo che in tutta Europa istituì l'anatomia patologica come insegnamento nella facoltà di medicina, che è John Hunter, recensì il lavoro di Spallanzani sulla digestione, però ne critica in maniera dura il numero, secondo lui, eccessivo ed inutile di esperimenti, e soprattutto che non gli sembra logico sperimentare su un così gran numero di specie animali. Ed era talmente irritato con questo metodo che chiude in maniera un po' strana. Alla fine di questo lavoro chiude chiedendosi, in fondo, perché dobbiamo credere agli esperimenti di un prete? Spallanzani fu molto offeso da questo, non gli rispose, lui rispondeva a tutti, ma non rispose a questo punto. Lui era membro della Royal Society, riteneva l'Inghilterra un paese estremamente tollerante, e quindi sentire un'offesa legata al fatto di essere prete lo amareggiò molto. Lo scrisse anche dei suoi amici, che era molto amareggiato su questo punto. Ma vorrei citare ancora un altro, dopo la morte di Spallanzani, siamo già nell'Ottocento, Daniel Ellis, no? Quando recensisce, dopo la morte di Spallanzani, il lavoro sulla respirazione, ed è disturbato dal metodo comparato, scrive esattamente questo: con tutto il suo zelo per l'esperimento e la sua inventiva, questo filosofo, cioè Spallanzani, sembra non aver compreso bene la vera natura e gli oggetti della scienza sperimentale. Non si rende conto che la moltiplicazione degli esperimenti serve solo a moltiplicare gli errori. Come vedete, mentre Spallanzani intuisce che occorre ripetere l'esperimento, notate che sono gli anni in cui comincia il primo lavoro di Laplace sulla statistica, insomma, Spallanzani si rende conto che bisogna ripetere gli esperimenti. Gli stessi esperimenti, cambiare le condizioni del contorno, cambiare le specie. Questo irrita i ricercatori del tempo, ma dico, Hunter è certamente considerato in medicina uno dei padri fondatori dell'anatomia patologica, e appunto era irritato da questo. Un'ultima cosa che vorrei affrontare: negli ultimi anni della vita, Spallanzani intende affrontare una delle funzioni più complesse, che era quella della respirazione. Anche in passato l'aveva tentato di affrontare, ma non c'erano i metodi, mancava sia un razionale della chimica, sia degli strumenti tecnologici. Ma come è noto, negli ultimi due decenni del secolo XVIII, Lavoisier e Laplace, insomma, danno una metodologia generale alla chimica, e soprattutto, per quanto ci riguarda, hanno offerto per la prima volta una spiegazione razionale del consumo d'ossigeno, produzione di anidride carbonica e produzione di calore. Questo ha provocato ed associato a un rapido sviluppo degli strumenti per un'analisi quantitativa e qualitativa degli scambi gassosi. In proposito, vorrei raccomandare, per chi volesse studiare la respirazione, di leggere la memoria del professor Cavalchi, che è un'analisi storica interpretativa di questi problemi delle tecnologie, se no non è comprensibile la chimica degli scambi gassosi senza un'analisi, no, degli strumenti, no? È riportato nel volume sulla respirazione, analisi di Cavalchi.
è noto come nella famosissima memoria sul calore di Lavoisier Laplace, questi due autori avevano affermato una frase che è stata ripetuta per 50 anni. La respirazione è una combustione per la verità assai lenta, ma d'altronde perfettamente simile a quella del carbone, essa si fa all'interno dei polmoni e il calore sviluppato in questa combustione si comunica al sangue attraverso i polmoni, di cui diffonde in tutto il sistema animale. A parte un'osservazione immediata di Lagrange che dice che c'era uno sbaglio, ma mi interessa il dire che Spallanzani si rese conto che questa conclusione era sbagliata e se ne rese conto in maniera ovvia, cioè se è vero che la combustione, che la respirazione serve per produrre calore che poi gira in tutto il corpo, la respirazione deve essere limitata agli animali a sangue caldo. Dirò che io ho letto questa memoria, ricordo, e direi che proprio Lavoisier e Laplace lo dicono a un certo punto che serve agli animali a sangue caldo. E allora, se serve solo agli animali a sangue caldo, anche l'ossigeno dovrebbe servire solo agli animali a sangue caldo. Spallanzani nota questo sbaglio, nota subito, anche perché ci sono stati anche esperimenti sulla morte degli animali in assenza di ossigeno. Ma erano sempre animali superiori, erano mammiferi quelli sempre, ce n'era uno solo sui vermi. E Spallanzani ritiene che sia necessario un lavoro comparativo per vedere fino a che punto la respirazione è presente nel regno animale vegetale e fino a che punto l'ossigeno è necessario. Lo ricordo questo perché sono gli ultimi anni di vita di Spallanzani. La Spallanzani fa un progetto che lascia sbalorditi, molto più dei progetti europei attuali, è un progetto incredibile, intende verificare su tutte le specie, dall'uomo agli zoofiti e sui vegetali, se la respirazione è o meno presente e se l'ossigeno è più o meno necessario alla vita di tutti questi. È un lavoro immane che Spallanzani si mette a cui si dedica con una frenesia incredibile. Guardate, sono proprio gli ultimi anni di vita. Nel giornale dei suoi esperimenti sono stati contati più di 11.000 esperimenti, una cosa enorme. E concepisce questo grande piano e vi si dedica appunto moltissimo. Cosa dimostra Spallanzani? Dimostra questo lavoro non fu. Spallanzani non riuscì a pubblicarlo perché morì prima. Spallanzani dimostra prima di tutto che l'assunzione di ossigeno, la produzione di carbonica, è un'esigenza assoluta di tutti gli esseri viventi, anche delle piante, e che la mancanza di ossigeno provoca la morte. Osserva inoltre che il consumo di ossigeno permane, vi richiamo su questo, questo poi suscitò una polemica che non finì mai, che osserva che il consumo di ossigeno persiste dopo la morte dell'animale per un tempo piccolo ma molto definito. Ma soprattutto osserva, e questo è il grande contributo di Spallanzani, che se per respirazione si intende consumo di ossigeno e produzione di carbonica, allora gli organi isolati respirano. Respira il muscolo isolato, la pelle, i polmoni, le uova, tutto. Con una certa indifferenza Spallanzani tagliava tutto, non aveva nessuna remora da questo punto di vista. Però lavorando sugli organi isolati, Spallanzani può studiare la respirazione finalmente molto bene. Scopre per esempio che la respirazione è proporzionale alla temperatura in ambiti molto ampi, ma che verso i 5 gradi si arresta la respirazione. Scopre inoltre un altro fenomeno molto importante, che c'è una produzione di CO2 anche negli organi isolati, anche in atmosfera di azoto, il che dimostra che non tutta la quota di anidride carbonica ha a che fare con l'assunzione di ossigeno. È un'osservazione che vediamo poi è fondamentale da tanti punti di vista. E da tutto questo, nelle poche conclusioni che sono note di Spallanzani, perché come dicevo Spallanzani non pubblicò tutta quest'opera, ma ha scritto una lunga lettera, questa che è rimasta a Senebier, in cui delinea
il suo piano e trae alcune conclusioni. Fortunatamente una cosa è chiara in queste conclusioni, che se, ovviamente Spallanzani desume che la respirazione non ha lo scopo di produrre calore, che è invece un fenomeno complesso che deve fornire qualche cosa di così fondamentale senza la cui assenza nessun organismo può vivere. Solo adesso lo capiamo che cosa è successo. Ora, oggi noi sappiamo che questi risultati sono fondamentali nella fisiologia comparata. Vorrei solo però ricordarvi una cosa. Anche come il problema della metodologia comparata fu respinto da molti degli scienziati del tempo, così questi risultati, che erano veramente seminali, che erano veramente innovativi, sono non accettati. Non c'è quasi, quei pochissimi che fanno riferimento a Spallanzani lo fanno per criticarlo in maniera violentissima. Il nome di Spallanzani scompare in questo settore, è come una dannazio memoria degli esperimenti, è una cosa strana. Spallanzani per tutto l'Ottocento fu famosissimo, Pasteur è noto, che pure era il grande Pasteur che con tutta la grandeur francese ammetteva nel suo studio solo il ritratto di Spallanzani. Tutti gli altri hanno niente, quindi era noto. Però nel campo della respirazione c'è un silenzio assoluto. Nel 1850, cioè 50 anni dopo della morte, un biochimico tedesco, cioè Georg Liebig, studia la persistenza della respirazione nel cuore e conclude con le stesse quasi parole di Spallanzani, però non le cita. Dice che anche il cuore, anche i muscoli isolati dal corpo continuano a respirare. La respirazione tessutale viene poi scoperta e viene piano piano dimostrata in tutti i tessuti nel 70 da Popezider, Traub, eccetera. Ma anche lì Spallanzani non viene citato in maniera esplicita. Qual è la ragione di questo? Secondo me sono complesse le ragioni di questo oscuramento del lavoro maggiore di Spallanzani. Per tutto perché Spallanzani non poté concludere, cioè portare lui stesso delle conclusioni sul significato delle sue osservazioni. E quindi la difficoltà era estrema di capire il significato, mancava una logica in quello che aveva osservato. Poi forse, qualcheduno ha sottolineato questo, era una critica così esplicita a due pilastri della scienza europea, che erano la Bazie e la Place. E insomma, dire che avevano sbagliato tutte e due era un po' notevole per la gente. Ma comunque è un dato di fatto che addirittura, nonostante tutto, nonostante ormai Popezider, per esempio, ha dimostrato che molti tessuti respirano, che ancora verso il 1880 si continuava a pensare da parte di alcuni che la respirazione, che il consumo di ossigeno avvenisse nel sangue e che nel sangue inizia la produzione di carbonio. Ora, io qui mi avvio a conclusione. Quello che mi ha sempre sorpreso, perché non è comprensibile come in un lavoro che è fondamentale nella storia della fisiologia, che è il trattato sulla respirazione di un fisiologo inglese celebre, John Scott Haldane, che nel 1926 non nomina Spallanzani, pur nominando Liebig. Attribuendo a questo, si deve arrivare, qui mi avvio a conclusione, pensate al 1955, in cui David Kaelin, che è lo scopritore dei citocromi, è quello che ha sistemato per la prima volta la sequenza ordinata della catena respiratoria, pubblica un lavoro proprio su Spallanzani con un'analisi precisa, riconoscendone i meriti, mettendo in evidenza che a lui si deve la respirazione cellulare e che a lui si vedono dei punti fondamentali anche da aver capito che la respirazione è qualcosa di molto molto complesso. Negli stessi anni, fortunatamente, Hans Krebs, con il ciclo di Krebs, quello del ciclo di Krebs-Ossidis, permette di capire quell'osservazione che era stata la più irritante di tutti, perché ne parla anche Pasteur, che cioè ci potesse essere produzione d'anidride carbonica senza consumo d'ossigeno. Questa era un'offesa alla Lavoisier,
assoluta. Sarà Krebs che spiega che in effetti c'è una produzione di anidride carbonica in assenza di ossigeno nel suo ciclo, ci sono, e quindi tutto il sistema. Concludendo, insomma, cosa sappiamo oggi di queste cose? Gli studi di bioenergetica, quella mitocondriale, eccetera, hanno confermato in maniera sorprendente certi lavori, cioè, l'intuizione di Spallanzani, cioè la respirazione ha a che fare con qualcosa di veramente fondamentale della vita. Qui veramente chiudo. E cosa hanno dimostrato? Ha dimostrato che la respirazione in realtà libera l'energia da alcuni sostrati, la trasferisce a un mediatore, a un intermediario intermedio, un legame ricco di energia. Questo mediatore, questo intermediario, viene mantenuto facilmente viene utilizzato per tutti i processi che utilizzano energia, che sono il lavoro meccanico, il lavoro osmotico, il lavoro elettrico, la duplicazione delle grandi molecole, eccetera. Ma se vogliamo capire la vera intuizione di Spallanzani, lo dico in termini moderni, non sono esagerato in questo, però per capire che, per vedere come avevo intuito che la respirazione era un fatto fondamentale della vita, noi dobbiamo parlare più in termini generali. L'energia respiratoria poi in ultima analisi serve per tenere bassa l'entropia dei sistemi biologici, perché questi sono, come noto, caratterizzati da un'organizzazione rigorosissima, ma che è condizionata in un equilibrio dinamico. Ed è questo che distingue la vita dalla non vita, cioè la necessità di un'energia per mantenere lo stato stazionario. Grazie.